ci siamo umiliati abbastanza fino adesso. E abbiamo perso anche la dignità. Siamo all'esterno del dormitorio della Caritas Don Vito Diana al quartiere Libertà, dove ogni giorno ci sono decine e decine di storie da raccontare. Padre e figlio, Antonio e Salvatore, 45 e 23 anni, da 3 mesi ormai dormite nel dormitorio, e grazie a Dio c'è, perché altrimenti sarebbe stata la strada l'alternativa, è così? Sì, è vero. Noi dal 18 di dicembre stiamo qui a dormire perché abbiamo avuto lo sfratto. Sfratto esecutivo da una casa che avevate in Rione Cecilia a Modugno. Sì, pagavamo 600 di casa e 50 euro di condominio. Purtroppo, poi la nonna e la zia invalida che aiutavano la baracca vengono meno, e quindi sono morti tutti e due e non ce l'abbiamo fatta più a pagare e abbiamo avuto lo sfratto esecutivo. Uno dei drammi di questa vicenda è che tua moglie e tua figlia sono invece a Bitonto. Sì, alla Onlus, centro d'accoglienza dei Santi Medici. Questo comporta il fatto che difficilmente vi vedete. Sì, facciamo i salti mortali per andare a trovare. Mangiamo in mensa dei poveri. Tu lavori 3 giorni a settimana durante il periodo delle crociere, no? Sì, il periodo estivo. Però non si può vivere, non si può far campare una famiglia con 3 giorni a settimana. No. Se ti trovi una casa, come fai a 3 giorni a settimana pagarla e dare da mangiare ai tuoi figli? Può essere il periodo giusto, sai, le elezioni, che ne so, qualche imprenditore barese, a loro che ci rivolgiamo in questo momento, riesce a dare. Voi non avete precedenti penali? No. Né tu, né Salvatore, neanche tu. No, niente. Non cerco carità, non cerco soldi, cerco soltanto un lavoro e una casa. Non è facile quello che stiamo attraversando, ma non lo auguro a nessuno. Ripeto, anche perché fino a quel momento avevate una vita umile ma normale, no? Eravamo una famiglia affiatata, poi ci è crollato il mondo addosso da quel maledetto 18 dicembre e ci siamo divisi. E non è bello dividere una famiglia. Facciamo sempre sacrifici per poter andare a Bitonto, oppure ci sentiamo tramite telefono. Quando uscite dalla struttura che fate? Allora, andiamo in cerca di lavoro, andiamo in cerca di qualche casa, qualche affitto. Ovviamente teniamo d'occhio varie vie per vedere se c'è qualcosa. Domandiamo, chiediamo se c'è un qualcosa, tipo guardiano, carico e scarico, ma tutti che ti fanno sapere, ti devono far sapere, ma niente di che. Ovviamente forse il lavoro te lo devi costruire, ma è troppo tardi, tra virgolette, poi non lo so. Vedremo se con questo appello possiamo riuscire a fare un qualcosa. Tornare a gioire.